30 dicembre sono state presentate, è stato presentato il ricorso alla Cassazione. Così Mimmo Lucano ha annunciato in diretta TV di aver già presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del riesame, che ha riformato la misura dei domiciliari nel divieto di dimora a Riace. Ieri sera, a Propaganda Live sulla 7, il sindaco, temporaneamente sospeso dalla prefettura, ha raccontato la sua storia, diventata nota al grande pubblico per il clamore mediatico dell'inchiesta e per quello che ha rappresentato a livello popolare e sociale il modello di accoglienza pensato dal primo cittadino in risposta all'emergenza immigrazione. Cresce sempre di più il numero dei detenuti ristretti nella casa di reclusione di Rossano che decidono di iscriversi all'Università della Calabria. Al momento sono 20 i reclusi, quasi tutti appartenenti al circuito penitenziario dell'alta sicurezza, ad essere iscritti presso l'Unical. Questo polo universitario carcerario che si occuperà proprio della garantire e favorire la possibilità di compiere studi appunto di universitari. La notizia shock irrompe nel giorno di festa nelle case dei cosentini attraverso le pagine della Gazzetta del Sud. Ci sarebbero adolescenti giovanissimi frequentanti la scuola media rimasti intrappolati nelle insidie della rete, dove a colpi di click si rischia di perdere il senso della realtà e di smarrire la percezione del pericolo. Così alcuni ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni avrebbero commesso la leggerezza di postare foto e video a luci rosse, filmati e pose o sede da esibire per vedere impennare i followers e circolati da uno smartphone all'altro, finendo così fuori controllo. Sarebbero oltre un centinaio le segnalazioni di cyberbullismo raccolte dall'inizio dell'anno dagli uffici della polizia postale. In due casi i fatti denunciati riguardano appunto le immagini a luci rosse girate e diffuse dai ragazzini con l'intenzione forse di ritagliarsi uno spazio di popolarità o più semplicemente per rompere la noia e la monotonia.